Andiamo avanti. Ha un sogno nel cassetto molto particolare, ma intanto si guadagna da vivere cantando. Ha 20 anni e vive, viene da Pontecorvo, scusate, ed è Lidia Cerra. Lidia Cerra, prego, Lidia cara. Allora, mi dicono che tu hai un sogno nel cassetto, quale? Entrare nell'esercito. Entrare nell'esercito? Sì. E come mai? Non sembri tanto, diciamo, maschile, insomma, una bella ragazza. Che spinge una donna ad andare nell'esercito? A conoscere tutti gli uomini? Mi piace il paracadutismo, quindi... Ah, no. Ero cascato male io su un discorso, tranquillo. Perché il paracadute... Cioè, bisogna avere un'altezza particolare per quello, no? No. E che cos'è che non ti fa andare lì? È un sogno che si può realizzare o no? Sì, però ci sono dei parametri da rispettare, non sono io che li decido. Vabbè, poi stabiliremo quali. Vogliamo iniziare con questa esibizione del... Insomma, ormai è da un po' che non abbiamo più la gara, vogliamo sentire la prossima concorrente che prego di avvicinarsi sul palco. Grazie. Lidia Cerra! Dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Solamente tu.
Lidia Cerra! Un attimo di silenzio! Sta per partire il diniego o l'assenso! Prego, da questa parte. Che cos'è? Che dice? Che dice? Bonus! 10 punti anche per te! Complimenti, Lidia. Allora, giuria... Dov'è? Stavano per partire... La giuria magari sarà veramente stringata nei suoi giudizi. Cesare, insomma, due parole anche... Una canzone molto difficile. Sì. Da affrontare col paracadute. Quindi io penso che le due vocazioni, cantante e paracadutismo, è bene che per un po' di tempo vadano parallele. Di pari passo. Il paracadute, ricordati, se vuoi. Qualcun altro? Sicuramente l'emozione della ragazza si sentiva, quindi sicuramente emozionata. Beh, comunque questa è stata, diciamo, una prima prova di forse tante, no? Cioè, sicuramente non dovrai scoraggiarti anzi, dovrai, questo è un incitamento a continuare a fare sempre di più nella vita, quindi a studiare, a dare sempre il meglio, no? Okay. Bene, allora, si merita comunque l'attestato di partecipazione. Grazie. Lidia Cerra! Olga!